La serata tranquilla della famiglia Mas, composta da papà Luigi, che lavorava in uno studio grafico, mamma Elisa, casalinga a tempo pieno, e dalle due sorelline, Mary e Cristina, per gli amici Chris, fu ravvivata da un messaggio enigmatico arrivato sul cellulare. Ehi papà, guarda che strano messaggio mi è arrivato. Fammi vedere, fammi vedere. Oh, chi è che ha la mamma? Sto leggendo il giornale. Chi te la manda? Numero sconosciuto. Non è inserito nella rubrica. Comunque dice, è piccolo ma grande, povero ma ricco e sta per arrivare. Non sappiamo chi sia, però di certo se è povero, fragile, è ovvio che ha bisogno di aiuto. Che ne dici Luigi? Come scusa? Ah sì, ma certo, la nostra casa avrà sempre le porte aperte per chi verrà, non è vero figlie mie? Evviva, una nuova sorellina con cui giocare! La chiamiamo Jen. Tranquille ragazze, facciamo una cosa, preghiamo insieme e accogliamola nel nostro cuore. Va bene ragazze, vedete questa candela? Ora la metteremo sulla finestra, così sarà più facile per quella persona che verrà da noi trovarci.